Ciao a tutti, siamo a Roma, all'isola pedonale del Pigneto, un quartiere tra l'altro particolarmente sensibile. Stiamo raccogliendo firme per una legge di iniziativa popolare per chiedere all'Italia di riconoscere lo Stato di Palestina. Pensate che vergogna, lo Stato di Israele è giustamente riconosciuto, lo Stato di Palestina no. L'Italia non riconosce lo Stato di Palestina, no? Parlano dei due popoli, due Stati, ma poi neppure danno uguale dignità ai due popoli. Per noi oggi raccogliere queste firme è una delle tante azioni che si possono fare, per quel che possiamo fare, per sostenere il popolo più martoriato, bombardato della terra. È in atto un chiaro tentativo di genocidio, un chiaro tentativo di pulizia etnica ad opera di fatto del terrorismo di Stato israeliano. I terroristi possono anche essere in divisa, pagati dallo Stato e bene armati. Anche loro possono essere terroristi e basta. È sufficiente andare su una pagina Instagram che si chiama Eye on Palestine, sguardo sulla Palestina, per rendersi conto davvero di tutto quel che accade oggi a Gaza e anche nei territori occupati, in Cisgiordania, dove coloni illegali, fascisti, messianici, che pensano appunto di poter far qualsiasi cosa, si stanno espandendo, costruendo coloni illegali con l'obiettivo di cacciare i palestinesi dalla loro terra. Guardate, la lotta al terrorismo, che ce l'hanno descritta come obiettivo principale dell'operazione militare, che in realtà è soltanto una distruzione totale della striscia di Gaza, è un pretesto, come lo è stato per quanto riguarda la guerra in Iraq, la guerra in Afghanistan, la guerra in Libia. È un pretesto, gli obiettivi sono altri: geopolitica, energia. A largo di Gaza ci sono giacimenti di gas importanti, ma in questo preciso momento, per una parte consistente del governo israeliano, l'obiettivo appunto è cacciare definitivamente da Gaza i palestinesi, creare un problema umanitario, una catastrofe umanitaria così grande da costringere i palestinesi ad andarsene, magari gli egiziani ad accoglierli. Questo è il disegno, per questo bombardano gli ospedali, per questo colpiscono le ambulanze, per questo colpiscono i giornalisti volutamente. Ne sono stati assassinati quasi 150 in 4 mesi di giornalisti. E se parliamo di numeri, ascoltate questi numeri: oltre 30.000 morti in 4 mesi, tra i quali oltre 13.000 bambini. Se sommiamo i morti, i feriti a Gaza, appunto causati dai bombardamenti israeliani, dai cecchini israeliani che sparano a qualsiasi cosa incontrano davanti, bambini, donne, animali, qualsiasi cosa, sparano a qualsiasi cosa. Sommiamo feriti, morti e dispersi, cioè migliaia di persone sotto le macerie e che neppure possono essere recuperati i corpi perché ci sono i cecchini che sparano, arriviamo a oltre 100.000 persone. 100.000, quindi più del 5% dell'intera popolazione di Gaza, erano 2.200.000 persone, massacrata in 4 mesi, in poco più di 4 mesi. Questa è la realtà e non c'è nessuna questione più importante al mondo di questa, perché la questione palestinese ha a che fare con i diritti umani, con la giustizia, con l'informazione a livello mondiale. Guardate la realtà, guardate il timore di schierarsi che hanno determinati artisti, cantanti, e grazie a Dio c'è qualcuno che ha il coraggio di farlo. Leggete le dichiarazioni dei nostri politici. Tajani, dopo 100.000 tra morti e feriti, dice: però chiediamo a Israele di andarci piano. Questo è il messaggio. Quando è per lui che significa, cosa significa per lui andarci piano? Qual è la cifra per lui che non sarà possibile superare per proporre sanzioni, embargo sulle armi, azioni concrete? Quello che possiamo fare noi è raccogliere le firme. Venite, io qui starò per un paio di ore in più, poi i volontari di questa associazione culturale, si chiama Schierarsi, ci saranno fino alle 18. Venite a darci una firma, poi si possono boicottare e in rete trovate tutto, le aziende che sostengono Israele, fare controinformazione, denunciare i crimini. Questo che possiamo fare lo facciamo. Quindi vi aspettiamo qui per raccogliere firme, perché pensiamo che sia indegno, vergognoso che l'Italia neanche abbia mai riconosciuto lo Stato di Palestina. Grazie a tutti e Palestina libera.